Lo stesso dovrebbe essere qui su, quindi sull'Atlante. Fastidio qui? Puoi slacciare qui? Trovami l'ombelico. Apri grande. Inspira. Fuori. Sì, su. Sì, su. Sì, su. Trattieni. Fuori. Lateralità. Ecco, questo si è sentito un po' di più. Oh, non ti addormentare, eh? Ecco fatto. Andiamo di là, per favore. Allora, oggi è venuta a trovarmi dalla Toscana Sofia. Ci vuoi raccontare tu perché sei venuta? Allora, io sono qua principalmente perché ho problemi di interruzione del sonno. Negli ultimi mesi ho riscontrato questo problema, svegliandomi appunto in orari ben determinati. A che ora? 5:30, 6:30, 7:30. Ok, quindi dalle 5:30 cadenzando ogni ora. Ogni ora. E a che ora poi ti metti in moto? A che ora inizia la tua giornata? Mi sveglio definitivamente dalle 6:30 in poi, non rimango in uno stato di dormiveglia e poi ufficialmente mi sveglio alle 7:30. Perfetto, quindi è più un problema che ti capita di svegliarti e poi fare difficoltà a riprendere sonno a lungo, oppure fai anche fatica ad addormentarti? Ho anche fatica ad addormentarmi. Ok. Quando ti svegli, ossia quando ti senti stanca o riposata? Dipende dai giorni. Ok, quindi è sempre uguale. Può essere, ok, può variare. D'accordo? Allora, hai detto 5:30. 5:30. Okay. Tra le 5 e le 7 in kinesiologia applicata è l'orario dell'intestino crasso, del colon. Quindi mi viene subito da chiederti se hai problemi di gestione o cose così. Sì. Ah, ecco, che tipo? Problemi di nel tempo ho avuto problemi di intolleranze, digestione, colon irritabile, reflusso. Fatica anche ad evacuare? A volte sì. Ok. Va bene, io direi diamo un'occhiata e cerchiamo di capire un attimino cosa sta succedendo e se ti posso dare una mano, va bene? Allora direi iniziamo mettendoci su quella pedana lì. Adesso vediamo la distribuzione del peso che è perfetta, 30 e 30. Guarda dritta. Quindi, aspetta che non vedo, ok, no, sopra siamo messi bene, perfetto, non c'è dislivello, sopra poco poco la spalla sinistra è leggermente più alta della destra, adesso questi devo mettere bene, quelli di riferimento, ok, sotto leggermente più alto a destra che a sinistra, sentiamo se si è ruotata, poco e niente. Ok, se non sbaglio dovresti avere tensione qui, giusto? Sì. Qui un po' meno. Lo stesso dovrebbe essere qui su, quindi sull'Atlante. Fastidio qui? Leggero. Qui un po' meglio? Niente. Niente, esatto. Questa bella spostata. Quindi destra a destra i dolori. Se vengo in mezzo fra questi due punti, fastidio qui? Leggero. Di qua? No. Ok. Scendi pure e vieni con me sul lettino. Seduta? Seduta, bravissima. Morbida. Ok, qui va bene. Qui sono un po' più bloccata. Lascia. Ok, giù. Qui molto meglio. Questo già mi fa pensare a un blocco del cranio che in realtà per i problemi di insonnia è parecchio, diciamo, coinvolto, ok? Perché che succede? Che determinate disfunzioni craniche possono inibire l'ottimale funzionamento della ghiandola pineale e la ghiandola pineale è una struttura che sta all'interno del cranio, quindi anomalie nel diciamo movimento intrinseco delle suture craniche possono creare questo tipo di problema. Allora, senza fare cose ulteriori, ti mando subito a pancia in aria e cerco di controllare un po' tutte le strutture che ci interessano. Se vi piacciono i contenuti che sto postando, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale YouTube, di lasciare like ai miei video e di farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. Buonanotte. Sei comoda? Braccio così. Dove ti pare? Anche sulla pancia, se preferisci, come sei più comoda. Infatti. Allora abbiamo la gamba sinistra,
leggermente più corta della destra, ok? Questo è abbastanza osservabile qui. Quindi adesso vediamo se le giro, se le ruoto. Morbida faccio io? No, è uguale. Adesso. Fastidio? Leggerissimo. E qua? Fastidio? Leggero. Ok. Fastidio? No. Ok, perfetto. E poi essendo cortego dovresti averne un po' qui. Leggero. No. Più di qua? Sì. Ok, perfetto. Mani qui su da me. Mezza falange più corta a sinistra. Gira testa a destra. Sì, si allunga. Gira a sinistra. No, mi si riaccorcia. Ok, testa in centro. Andiamo giù. Prima di correggere il collo voglio assicurarmi che sia un problema meccanico. Ok. Tese le ginocchia, spingi su. Su. Ok. Adesso fammi testare se i muscoli li posso usare o meno. Spingi su. Ok. Su. Ok, sono muscoli normotonici, non ipertonici. Adesso questa mano la mettiamo qui, tocca proprio il muscolo del trapezio e questa tocca l'altro. Perfetto. Spingi su. Su. Ok. Questo è il mio sistema delle, cioè il mio, la mia rivisitazione del sistema delle priorità. Tieni lì. Spingi su. Su. Questo va bene. Sto cercando di capire qual è l'apparato che non sta lavorando bene. Spingi su. Su. Ok. Gira. Spingi su. Su. Ok. Fai un pugno, lo metti in mezzo sullo sterno, esatto. Spingi su. 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 No, va bene. Due dita per mano. Mettiamo sui punti che abbiamo toccato prima. Aspetta, questa va un po' più dentro. Spingi su. Su. Ok. Puoi slacciare qui. Trovami l'ombelico. Ok. Mani. Scusami. Qui. Tieni le mani lì. No, un po' più separate. Ecco, qui. Spingi su. Spingi su. Qui perdi un po' di forza, eh. Spingi su. C'è molto stress nella tua vita? Al momento sì. Ah, ok. Puoi togliere. Non dico che cos'è questo, perché l'ho spiegato in un altro video, ma sono stato, diciamo, attaccato, quindi non vi dico niente. Correggo e basta. Poi le altre cose le spiego dopo. Tieni qui questo, per favore. Vai. Ok. Puoi togliere. Adesso devo fare un massaggio io qui, ok? Avrei un po' di fastidio. Lo senti, sì. Tutto torna. Ok, chiedo scusa. Rimetti qui e qui. Spingi su. Su. Ok. Adesso dammi le mani. Tesi i gomiti. Spingi uno contro l'altro. Ok. Inspira e trattieni l'aria. Spingi. Butta fuori. Tieni lì. Spingi dentro. Ok. Adesso respira normalmente, occhi chiusi, spingi, ok, occhi aperti, stringi i denti, spingi, ok, spalanca la bocca, spingi, ok, giù, tesa, spingi su, questi non li posso testare, tesa, spingi su. Spingi su, rifaccio, spingi su, sì, si indebolisce.
È una disfunzione dell'ATM che indebolisce alcuni muscoli sopra il diaframma o comunque innervati da nervi che escono da livelli superiori al diaframma e tiene forti quelli sotto il diaframma. Quindi nel caso di Sofia la prima cosa che sono andato a valutare è la corretta funzionalità delle suture craniche e delle ossa craniche. Abbiamo trovato qualche piccolo problemino sulla sutura sfenopalatina di sinistra in espirazione e l'abbiamo corretto. Dopodiché ci siamo concentrati sulla funzionalità sia in inspirazione che in espirazione del cranio per assicurarci che si espanda e si contragga nel modo giusto. Naturalmente questi movimenti sono movimenti estremamente sottili, non sono movimenti come quelli di un'articolazione normale come può essere il gomito. Apri grande, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, l'ultimo, fuori, faccio sopra, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, che sto allargando il palato tra la croce e il sugge. Spingi in su, 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 sì, su, sì, inspira profondo e trattieni, spingi su, ok, tieni, spingi su, ok, butta fuori, respira normalmente. Allora, inspira, fuori, di nuovo, fuori, vai, fuori, vai, fuori. Qui stavo lavorando sullo sfenoide di sinistra che non si muoveva bene, l'avevamo visto anche all'inizio quando lei era seduta. Solo che quello che ho fatto prima era più uno stimolo, questa invece è più una correzione. Adesso invece vado a lavorare sulla diciamo sutura sfenopalatina, quindi devo avere un contatto intraorale e un contatto extraorale. Adesso vado a correggere qui. Allora, apri grande, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori. Inspira, fuori, ultimo, fuori, ok. Tocca tu, qua, dove toccavo io prima, spingi in su, ok. Tocca lì, dove toccavo io prima, spingi in su, molto meglio, ok. Adesso, un dito solo, tocca qui, spingi su, ok, fai così, spingi su, ok, togli, spingi su, su, ok, spingi in dentro, ho fatto uno stimolo sulla sutura sagittale. Ok, adesso ti ho detto che anche problemi di digestione, giusto? Vado a valutare molti, vado a valutare un po'. Fastidio qui? No. Qui? Ah, faccio un po' di test io. Spingi in fuori in diagonale. Questo va bene. Fuori. Va bene. Mano qui. Mano qui, spingi fuori, inverti l'ordine delle mani, spingi fuori, ok, in questa configurazione sposta le mani dall'altra parte, bravissima, spingi fuori, ok, perfetto, adesso tesa, metti giù, testo i riflessi del colon, spingi su, sì, su,
Sì, su, sì, su, sì, su. Tutto il colon, KO. Questo non vuol dire ci sono malattie, patologie o altro, però è tutto infiammato e non sta lavorando bene, ok? Questa è una correzione in TBM che si chiama common integument. Adesso vienimi seduta per favore. Gambe qui, gambe qui. Adesso io metterò la mano in posizioni diverse, che sono esattamente le stesse posizioni che ho diciamo, testato adesso, e faccio delle correzioni lì dietro sulla schiena, ok? Quindi userò questa per correggere. Anzi, fai una cosa, vieni girata di qua che è più facile per... Allora. Mi dovrei agganciare più carino. No, 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 perché devo arrivare qui. Quindi tengo questa qua. Adesso. Inspira. Trattieni. Fuori. Inspira. Trattieni. Fuori. Inspira, trattieni, fuori, inspira, trattieni, fuori, l'ultimo, scusami, inspira, trattieni, fuori, ok, pancia in aria. Tesa, spingi su, 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 vedi come cambia la forza? Su. Su, su. Ok, adesso io ti consiglio, insomma, di fare un po' più attenzione all'alimentazione, poi ci sarebbero degli integratori che, insomma, secondo me andrebbero presi, però consultati con eventualmente il tuo medico di famiglia per valutare se è d'accordo anche lui ed eventualmente si prende qualcosa un po' per sfiammare l'intestino e ripristinare la giusta flora batterica all'interno dell'intestino, d'accordo? Però nel frattempo, facendo così, guardate le gambe, io ancora sono pari, ok? Io ancora non ho toccato né bacino né niente. Nella seconda parte della visita invece mi sono concentrato sulla valutazione dell'apparato digerente, perché l'orario in cui si sveglia Sofia di notte corrisponde in kinesiologia e in agopuntura al meridiano dell'intestino grasso, quindi del colon, tant'è che poi lei stessa ha confessato di avere problemi di digestione e ho trovato un'infiammazione, diciamo, su tutto il tratto, diciamo, finale, quindi su tutto il colon ascendente, trasverso, discendente, sigma e la parte poi del retto, che non ho trattato naturalmente direttamente, però sono andato a lavorare sui riflessi. E le ho dato qualche consiglio, insomma, principalmente di andare a consultarsi con il suo nutrizionista per valutare un cambiamento di alimentazione ed eventualmente l'integrazione. Mi ricordo che lei quando girava verso destra le migliorava la dismetria degli arti superiori, quindi eccolo qua, fastidio? Morbida, lascia. Mani su da me, adesso dovrebbero essere pari, vediamo se lo sono. Perfettamente identiche. Ok, andiamo giù. Adesso che ho appurato tutte le cause, posso fare gli adjustment. Morbida. No, è a posto, lascia. Ok. Lascia rilassata. Morbida. I piedi stanno bene. Una buona notizia. Morbida. Ok. Adesso rilassa. Ok. Lascia. Morbida. No, qui siamo a posto, mani qua. Più dentro. Bravissima. Appoggiati la mia mano qua sotto. Appoggia, appoggia la spalla. Rilassata. Lascia. Lascia. Ok. Sì. Lei non... Essendo un caso più, diciamo, meno meccanico, ma più nel suo caso metabolico e cranico,
Non mi aspetto che scrocchi moltissimo perché non è questo la purpose, l'obiettivo del trattamento. L'obiettivo è cercarla di farla tornare a funzionare bene affinché lei poi possa, insomma, eliminare i suoi problemi, d'accordo? Adesso qui, sento un blocco cervicale piccolino, morbida, lascia, lateralità. Ecco, questo si è sentito un po' di più. Morbida. Oh, non ti addormentare, Lascia. Lascia. Ok. Mano qua. Scivola un po' più sotto. Bravissima, rilassatissima. Lascia, morbida. Morbida. Ok. Piano piano, pancia sotto. Qui abbiamo già visto che erano pari le gambe. Sei comoda con la testa? Sì. Ok. Calcia su. Su. Adesso il riflesso prima del colon dovrebbe aver... Sì, stimolo qui. Calcia su. E lei perde la forza. Calcia su. Calcia su. No. Solo sul lato sinistro, quindi cerco il vettore di correzione che è in posteriorità a sinistra. Ok, testa giù per favore, basso un pochino qui, fastidio qui? No. Qui? Ok, questo è già stato tutto corretto allora. Un bel respirone. Fuori l'aria. Giù le spalle, rilassata. Eccolo là. Un bel respirone. Fuori l'aria. Lascia. Giù le spalle. Eccolo. Ecco fatto. Il suo sacro è andato così, quindi prima correggo la quinta lombare e poi l'osso sacro. Vieni sdraiata sul fianco destro per favore, quello è il sinistro, quindi verso di me, bravissima. Si sbagliano tutti, l'importante è che non mi sbagli io. Qua gamba sotto dritta, quella sopra è piegata. Quinta lombare qui, quindi prendo e spingo posteriore qua adesso. Ecco fatto. Andiamo di là per favore, che faccio l'osso sacro. Gamba sotto dritta. Più avanti col sedere. Ok. Adesso abbiamo detto che il suo sacro è andato così, quindi lo prendo così. Lo rimetto dritto e l'aggiusto. Dolore? Ok, adesso gentilmente mi vieni seduta girata verso di me. Mani così. Spingi su tutte e due. Così. Vai. Stringi i pugni. Spingi. Pugni chiusi, mano stretti. Stringi i denti. Spingi. Fai così con la pancia. Spingi. Ok, normale con la pancia. Occhi chiusi, spingi, ok, perfetto, giù, spingi su, 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 ok, adesso perdonami, ecco qui, morbida, ecco, anche se non è il tuo compleanno ti tiro le orecchie, ok, vieni un secondo in piedi per favore. Mani sui fianchi, bravissima. Spingi piano piano il tuo gomito indietro contro il mio, colpo secco. Allora, spingi inizialmente graduale e poi, quando te lo dico, colpo secco. Okay. Spingi piano, colpo secco. Ok, dammi l'altro. Spingi piano indietro, colpo secco. Ok. Perfetto. Tu come ti senti? Puoi allacciare adesso se vuoi. Vabbè, so che giustamente
tu mi dirai, magari girati un po' così ti vedono anche a te. E giustamente devi dormirci sopra. Esatto, vediamo domattina. Esatto, no, vediamo fra una settimana. Ora, naturalmente io sono il chiropratico, quindi faccio i miei adjustment, ma i miei adjustment in questo caso non sono, in ogni caso, ma particolarmente in questo caso, non sono mirati ad avere un effetto articolare, ma più che altro di stimolazione del sistema nervoso a riprendere il controllo sull'apparato digerente e sull'apparato neuroendocrino, che poi non la fa dormire, ok? Quindi avere la giusta secrezione di melatonina e insomma il giusto comportamento ormonale.